Telespettatori, a voi tutti la più cordiale buona giornata. Immagini che vi giungono dallo Stadio dei Marmi, intitolato a Pietro Paolo Mennea, va in scena la 16ª edizione della Corsa di Michele. Una corsa che commentiamo con un personaggio che doveva essere qui a correre, Leandro Croce, grande maratoneta ai tempi di Poli, di Bordin, di Pizzolato. Il personale mi sembra sui 2.12, 2.13, Leandro. Ed eccoci anche con Marco De Luca, marciatore. Allora, non svegliamo subito in questo clima di festa chi è stato il vincitore della gara competitiva, oltre 4.000 gli iscritti, però possiamo dire che De Luca, che è qui appunto in veste di marciatore azzurro, ha realizzato un risultato davvero importante su 10 km marciando. Questo dato è, ecco qui, è la partenza dei cosiddetti VIP. Quanto è... Io che faccio 50, per me andare a 4 è una cosa un po' strana. Abbastanza veloce. Sì. Senti, cosa ti è piaciuto soprattutto? Lo scopriremo adesso con Leandro Croce. Intanto le riprese sono curate da Nazareno Balani, che cura proprio la regia del Vita 86. Qual è la particolarità del percorso della Michele? Quindi il direttore di Rai Sport è Carlo Paris, che è visibilmente infreddolito. E qui Giovanni Malagò con Antonella Palvisano, anche lei marciatrice, formano il 2024 auspicio proprio per l'Olimpiade che verrà. Dobbiamo dire che il numero 20 è arrivato, il 24 ancora no. Lo stiamo aspettando. Hanno fatto il ritmo, ho avuto tante lepri. Qui intanto vediamo proprio il momento della partenza. Ecco, la partenza, ci sono degli scatti veri e propri. Te invece sei andato di coro, hai rotto mai? Ecco, intanto qui vediamo che c'è subito la partenza fortissima. Sì, da parte di El Masuri. El Masuri. Ecco, il Masuri va e decide, faccio gara a parte. Destro proprio per evitare l'ondata delle persone che andavano ovviamente più forte di me alla partenza. Ecco, intanto vediamo proprio la differenza tra il Masuri e i cosiddetti amatoriali, che hanno sì. Quindi, come si può immaginare, ha anche dei chilometri sulle gambe, quindi ci si aspettava magari una partenza un po' più calda, ovviamente, invece ho visto che partiva già con ritmo sostenuto, quindi indice questo che è una ottima condizione di forma, incrociamo le dita e facciamo anche un bocca al lupo appunto in presenza di questo primo appuntamento per lui. Dell'importanza altra di questa gara, che non è soltanto una vittoria, non è soltanto uno stabilire un record, presidente Manco, ci sono molte iniziative, mentre già vedete qui dalle moto guidate da Nazareno Balani il distacco tra il primo, che proprio non accenna a diminuire, anzi semmai incrementa, e gli inseguitori. Qual è il significato di questa gara, al di là della figura di Miguel Sanchez che abbiamo ricordato più volte? Ma sicuramente quella di non pensare che ci sia l'esclusiva partecipazione appunto di campioni che pur prevedono la loro presenza, ma una grande iniziativa che riguarda, come dire, lo sport e soprattutto l'aspetto più sociale. Il 90% dei partecipanti non mira sicuramente alle prime posizioni, mira a prendere parte ad una iniziativa che affonda le radici nel ricordo, soprattutto nella memoria, in una memoria. Tra l'altro, trattandosi anche della celebrazione del 70° della liberazione del nostro paese dal nazifascismo, assume un significato simbolico ancora più importante. Dedicare questa corsa a Miguel Sanchez, un poeta, un maratoneta, un desaparecido, assume, come dire, per chi partecipa, ma anche per chi la vive, per chi la osserva, un valore assolutamente, come dire, che va oltre la sportività. Noi come WISP l'abbiamo definita una delle tante iniziative che possono caratterizzare la candidatura dell'Italia alle Olimpiadi 2024. Le Olimpiadi della gente, le Olimpiadi degli sportivi sono soprattutto queste iniziative. Quindi si apre oggi di fatto la candidatura, possiamo dire, con possiamo questo fatto dirlo, concreto. Assolutamente sì. Con questi passi. Ma andiamo attento a vedere l'azione di Ahmed El Masuri. Masuri che ci chiamano prima. Allora, com'è andata intanto? È andata che dopo un anno di operazioni complicate siamo tornati a fare questa corsa a cui sono molto affezionato, anche se ero abituato a correre molto meglio, però ho voluto mantenere una promessa e un impegno che avevo fatto con gli organizzatori, perché c'è un contenuto simbolico che veramente va oltre qualsiasi aspetto sportivo. Antonella, il tempo, ecco qua siamo proprio prima della partenza e dobbiamo dire, presidente, che era un pochino più rilassato e fresco.
di adesso? Un po' meno provato? Il tempo è un tempo importante per una marciatrice. Certo, sì, ho fatto 43:30 il mio personale. E sinceramente non me l'aspettavo, quindi penso che il tempo importante che ci dica che stiamo lavorando nella direzione giusta. È stata assolutamente rispettata. Che cosa significa correre per la Michele, Antonella? Era molto molto bene, sicuramente molto bene, perché è una festa, è stata una festa, si sapeva, e così è stata una festa che ha un significato sicuramente molto particolare. Poi io ci tenevo ad arrivare dopo il presidente del CONI, sì, perché voglio arrivare dopo il 24, cioè nel senso che Roma 2024 deve assolutamente decollare, e l'abbiamo fatto primeggiare. Sì, ciao. Il ruolo di stabilire un miglior tempo. Ma no, io prendo parte alla corsa di Michele, anche se non corro più da più di 10 anni, quindi insomma la conosco molto bene, e soprattutto sono molto affezionata per il ruolo che ha nel ricordare quello che è avvenuto in Argentina, e poi soprattutto per la capacità che hanno gli organizzatori di legare sempre il ricordo di Miguel a avvenimenti simili che comunque si legano sempre. Penso a Samia, l'atleta che ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino e poi è scomparsa nel... di lunga data, dei primi del Novecento. Il Baron de Coubertin organizzò in Vaticano quello che allora si chiamava un saggio ginnico, credo che sia stato nel 1903-1906. Poi con Pio XII ci furono grandi raduni in Piazza San Pietro, ma la cosa più importante è la presenza dello sport nelle parrocchie, nelle scuole in tutto il mondo. In Italia c'è una rete di 7.000 oratori accanto all'ombra del campanile, che è una cosa unica nel mondo. In altri paesi lo sport è veicolato dalla scuola, ogni parrocchia ha una scuola, la scuola ha i campi dello sport. Andare ad abbassare questo limite. A proposito di ringraziamenti, si parlava prima dell'opera di Luis, per quello ringraziare anche Ivano Maiorella, poi per quanto riguarda l'organizzazione Valerio Piccioni, che è il giornalista della Gazzetta dello Sport e che ha portato di fatto la corsa di Michele qua in Italia, la 16ª edizione, Giorgio Lo Giudice. Un saluto particolare a un nostro amico che sta vivendo un momento di difficoltà, Gianni Bondini, sempre presente qui alle corse delle varie edizioni delle corse di Michele. Per tornare proprio all'aspetto anche importante dello sport, Monsignore, ma quanti dell'aeronautica e delle Fiamme Gialle? Nasti con il numero 10 veramente conferma il secondo posto. Sì, secondo posto perfetto. Secondo posto con 30.08, mentre Nasti anche di 30.08 per qualche centimetro. Poi quarto posto per Alberto Montorio con Giardina. Sentiamo l'intervista adesso alla bici. La Suppiane, una gara in splendida solitudine, anche un buon tempo, 34.02, ma parlaci proprio della tua tattica. Sono partita abbastanza allegra per togliermi la massa dietro, che ho sempre timore di avere spinto altro, e ho mantenuto perché il percorso era straordinario. Recentemente in queste ore si susseguono altre notizie, non soltanto riguardante l'Europa, ma anche l'ISIS, Boko Haram, per cui insomma è sempre un tema purtroppo di grandissima attualità. Sì, un tema di attualità, un tema che riguarda non soltanto ovviamente le violenze di tipo di terrorismo islamico, ma ci sono, vediamo anche dappertutto e anche in Europa, vediamo della crescita di movimenti xenofobi e razzisti, e dunque dobbiamo sempre essere molto attenti, e il fatto di uscire in cuore e di difendere questi valori è molto molto importante, perché è una forma anche di risposta alla paura che si vuole mettere, e anche in qualche maniera oggi a Roma si corre, si ricorda per Miguel, e come domenica 11 gennaio si camminava a Parigi per difendere gli stessi valori. La dobbiamo ricordare perché la presenza dell'amico di Liberación credo ci porti un po' non soltanto ai fatti recenti di ciò che è successo in Francia in occasione della tragedia di Charlie Hebdo, ma soprattutto perché iniziative come queste, speriamo, voglio dire, di
di averne altre che possano lievitare, che lo sport possa lievitare attraverso, diciamo, iniziative di questo tipo con sfondo sociale, con sfondo soprattutto, diciamo, di quelli che sono gli elementi base, ripeto, della convivenza non soltanto nazionale ma della convivenza internazionale. Noi abbiamo bisogno di difendere, soprattutto, ribadisco, nel 70° della liberazione dell'Italia, noi abbiamo bisogno di ribadire quali sono i veri valori della convivenza civile e soprattutto i diritti civili e i diritti sociali, i diritti inalienabili dell'uomo. Lo sport è un veicolo, un grande portatore dell'affermazione di questi. La corsa di Miguel quest'anno, con la strada antirazzismo, con tutta una serie di iniziative collaterali, afferma e rilancia ancora una volta questi diritti. Noi abbiamo bisogno di essere un grande movimento e la WISP è un pilastro di questo grande movimento per rilanciare quelli che sono i diritti inalienabili dell'uomo e quindi la convivenza civile e la convivenza internazionale. Grazie al presidente dell'UISP Cenzo Manco. Invece, perché dobbiamo ricordare questa edizione della Miguel da un punto di vista sportivo? Adesso questa edizione ci ha fatto vedere il Mazzurro in una condizione di forma buona. Il rappresentante dell'esercito Laila Sufiane con il tempo di 34.03, mentre Ahmed El Mazzurri delle Fiamme Gialle ha vinto con 28.57 ed è il record della gara maschile, quindi superato quello del 2010. Bene, noi ci interrompiamo, gentili telespettatori, interrompiamo questo commento della 16ª edizione della Corsa di Miguel, che è stata comunque un successo per tutti e anche per i messaggi profondi che sono stati lanciati. Mi resta che ringraziare i nostri ospiti, ringraziare il regista Nazareno Balani e tutto il personale dell'ITA 86, linea che torna allo studio. Ci vediamo il prossimo anno.